Siamo qui al convegno La corsa ad ostacoli dell'economia circolare in Italia. Siamo qui con il presidente di CONAI, Giorgio Quagliolo. Quali sono gli ostacoli dell'economia circolare? Qual è questa corsa ad ostacoli? Che cosa significa? Beh, diciamo che l'economia circolare è una realtà abbastanza consolidata nel paese, soprattutto per quello che riguarda gli imballaggi, che ricordo è il tema del quale ci occupiamo noi. Ostacoli purtroppo ne incontriamo parecchi, che vanno dalla mancanza di impianti, che sicuramente è un problema enorme che deve essere risolto in tempi brevissimi, perché è inutile sforzarsi a fare raccolta differenziata se poi non ci sono gli impianti di trattamento, dalla volontà politica di mettere mano a un sistema che sta funzionando e non si capisce perché debba essere in qualche maniera rivisitato quando ha raggiunto risultati eccellenti anche a livello europeo. E soprattutto, come terzo tema, la ricollocazione dei riprodotti per i quali bisogna assolutamente aprire dei mercati, altrimenti ci troviamo a fare tutto un lavoro enorme a riempire magazzini di roba che non vuole nessuno. Per cui Green Public Procurement, End of Waste, tutte provvedimenti che la politica ritarda a prendere e che ci ostacolano nella corsa che stiamo facendo. Allora, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie.